veniva da dire che in fondo, rispetto a marzo anche, ci siamo trovati qua, secondo me abbiamo fatto dei passi avanti enormi, è che sono ancora troppo frammentati. Qui scopriamo delle cose che abbiamo fatto e non lo sapevamo. Cioè, noi per primi non riusciamo a dare la leva positiva alle cose che facciamo, potenziarle, aumentarle anche la portata, oltre che scambiarci le informazioni che sono utili a tutti quanti. E quindi, quello che accennavo stamattina, secondo me, diciamo che dobbiamo trovare qualcuno di noi, proprio a livello nazionale, trovare qualcuno di noi che volontaristicamente sia disponibile con delle competenze tecniche adeguate a fare una banca dati di due, tre, quattro argomenti che sono quelli prioritari sui quali abbiamo lavorato, abbiamo prodotto, abbiamo dei risultati da valorizzare e da portare avanti. Secondo me, io mi sono fatto un elenchino: la ripubblicizzazione, i conguagli, lo spreco idrico. Se pazienza, ma insisto sul ruolo dei comuni. Poi ci sono i finanziamenti e tutto l'aspetto tariffe, eccetera. Ma secondo me derivano da questi. Perché se noi non abbiamo almeno a livello nazionale presente il quadro che ci accomuna, perché tutte queste cose sono di livello nazionale, solo che finora sono rimaste a livello locale. Pochissimo è arrivato come patrimonio del movimento a livello nazionale. E qui bisogna che lanciamo proprio un appello, secondo me, a tutti i comitati. Non inondarci di mail, ma mandarci le informazioni essenziali sulle cose che stanno facendo. E poi anche eventualmente, se qualcuno riesce a produrlo, un po' di elaborazione. Quindi la prima cosa, secondo me, è la banca dati per far circolare decorosamente ma utilmente le informazioni tra di noi. Quello sul conguaglio, appunto, ripeto. Ma c'è il tono sul conguaglio, però. Perché guardate che se il nostro obiettivo, come penso lo sia ancora oggi, è quello di parlare con la gente, e di farci capire dalla gente, io credo che più che dire difendiamo la Costituzione o miglioriamola con il diritto all'acqua, è fargli partire dal suo rubinetto dell'acqua, la consapevolezza che la democrazia e la Costituzione sono essenziali perché di lì venga dell'acqua libera, pura e non oggetto di mercato e di lucro. Quella del conguaglio è, secondo me, emblematica, perché tu mi fai pagare il doppio o comunque di più l'acqua perché non ne consumo abbastanza per il tuo profitto. L'acqua, quello che dicevo stamattina, è proprio, non si può ricondurre il concetto di bene comune col concetto di mercato, sono veramente gli antipodi. Il mercato è più acqua consumo, più guadagno, e magari tu comune ti prendi anche la quota che ti spetta dei profitti dell'SPA, e quindi siamo tutti contenti. L'unico è il Beota che ha pagato la tariffa, ma allora il cittadino che deve avere la garanzia dell'accessibilità e diritto all'acqua è proprio il pinocchio della situazione, è lì la Costituzione dove viene fuori. I miei diritti di accedere ai servizi pubblici per i quali pago le tasse, oltre che la tariffa con tutto l'aspetto della copertura totale dei costi, ma perché copertura quando già pago le tasse per avere i servizi essenziali? Capite che qui è la Costituzione che va a ramengo. Se non la affrontiamo, ma il cittadino capisce queste robe qua, le capisce benissimo. Prima ancora che fare i bei discorsi sacrosanti, generali, ma che non sono radicati nella sua esperienza di ogni giorno e che ci fanno apparire, se solo facciamo questo, come tanti che predicano bene e razionano male. Per non parlare, la dimostrazione ai volantini che diamo in giro, no, non lo voglio,
vai via, vai a lavorare, guardi che per l'acqua, hai l'acqua? Ma non abbiamo fatto il referendum, ma qui e cambi con i cittadini. L'altra, quindi secondo me ci sono i principi fondamentali della nostra democrazia, traditi e travisati, ma che noi possiamo far rivivere partendo dall'esperienza della vita di ogni giorno della gente e ridandogli anche fiducia che le cose possono cambiare, perché l'obiettivo che gli proponiamo non è a priori l'attuazione della Costituzione che non gli dice purtroppo più niente, ma un diritto che conosce benissimo dalla sua esperienza quotidiana e che è raggiungibile, non è impossibile, non è un sogno, è un qualcosa di concreto, sarà la mia esperienza di sindacalista di tanti anni fa, per cui le rivendicazioni le poni non per fare la rivoluzione, magari questo ci arrivi meglio, ma per arrivare al miglioramento delle condizioni realisticamente ma anche politicamente. In questo il ruolo dei comuni è essenziale di nuovo. I comuni sono o no l'ossatura democratica del nostro paese? Non possiamo ammettere che chi si fa eleggere non faccia il suo dovere, non fa, quando poi non fa di peggio. E è la persona, soprattutto, non parlo dei grandi comuni, ma guardate che nei piccoli comuni il sindaco, l'assessore che va al bar, che incontra, ma perché fai quello? Ma com'è che fai quell'altro? Quando è che mi riempi sta buca? Il rapporto con i cittadini è vero. Non è ammissibile che sull'acqua se ne freghino in questo modo. Io ho sempre chiamato in un modo che non è molto apprezzato nel comitato di Torino, ma finora i sindaci si sono, sindaci e consiglieri comunali, si sono sempre comportati come dei fantasmi della democrazia. Pensavo peggio. Stavo per dire, attenta che stai andando. Ectoplasmi, io le chiamavo ectoplasmi. L'altro aspetto, secondo, sui finanziamenti, e qui la partita è grossa perché comporta quello che dicevate voi prima rispetto al diritto di accesso a un servizio che mi viene negato se non ho i soldi. Dopo ci sono i comuni più bravi che mi danno per la soglia ISEE, me la diminuiscono, ma non è quello. È proprio la concezione dell'acqua bene comune che dobbiamo cercare di portare avanti, secondo me. Per esempio, i dati che Paola per esempio ha tirato fuori, ma che ci sono in un documento, anche l'osservatorio che ha fatto l'anno scorso, è uscito il dossier, no? E qui ti dice, come nei documenti, che su questo che secondo me dobbiamo lavorare con competenze che non sono le mie, che io sono negatissima per questo. Dalla tariffa, soprattutto da quando c'è stato l'ingresso dei privati o comunque della trasformazione delle municipalizzate in società per azioni, perché è lì secondo me il cambio che ci portiamo dietro e che non riusciamo ancora a correggere se non faticosamente, è lì tu incassi molto di più e non investi quasi niente. Ci sono dei dati che ormai sono strepitosi, ma dei dati come questi, a dire ai cittadini che tu paghi una tariffa, tot, ti ritorna in investimenti minimo perché il resto dei dividendi. Ma lo capisce chiunque. Fare delle campagne ben, ma nazionali su questo, non possiamo più farla solo per la SMAT come abbiamo fatto in questi anni, oppure in qualche altra situazione. È una questione nazionale questa, della tariffa che deve essere destinata unicamente all'azienda e quindi non ai dividendi, e comporta di per sé la necessaria conseguenza che deve rimunicipalizzare l'acqua, perché finché rimane un SPA ti dice che i dividendi vanno ai soci, siano anche i comuni come nel nostro caso, però è chiaro che i comuni hanno un interesse a che la tariffa aumenti, che gli dividendi aumentino, perché così qualcosa prendono, ma è proprio l'esatto contrario di quello che dicevo, il bene comune ha un altro scopo, un'altra finalità, di essere gestito
assolutamente, ma questo vuol dire valorizzare il ruolo dei comuni, quei comuni che vengono strangolati da una, in questi ultimi anni da una politica governativa attraverso il taglio dei finanziamenti, dei poteri, eccetera, eccetera. E quindi restituire ruolo e capacità di governo ai comuni, bisogna che anche loro si stiano da parte e dire pure, cominciare a dire ai sindaci, non è ammissibile che tu non sappia quello che hai votato. Non sembra talmente logico tutto questo. L'altra cosa, appunto, come è stato detto, contestare la idea non ha a restituire al Ministero dell'Ambiente il governo del sistema idrologico, insomma dell'acqua. Risparmiamo soldi, tra l'altro, no? Avete citato. È una campagna che non costa niente questa, se non dire la paghiamo noi, ci costa di più, lo deve fare il Ministero e si assuma le sue responsabilità al Ministero. Guardate, stamattina è venuto fuori anche questo aspetto dei prestiti, delle sottoscrizioni che fanno le aziende, no? Noi abbiamo visto appena qualcuno l'ha citato, la Smart ha fatto un prestito obbligazionario minimo, 130 milioni, minimo, piccolo insomma rispetto ad altri, ma questa l'ha messo, i furbastri, l'ha messa in quel giro che c'era per voi stamattina. Capite come ci tolgono il terreno sotto i piedi? Allora non è che noi non dobbiamo fare i consiglieri di amministrazione o che so io, è che queste sono le cose concrete che se non affrontiamo, denunciamo e possibilmente facciamo anche revocare, ci sbarrano completamente la possibilità di andare avanti in tutte le cose che diciamo prima e di tutta la Costituzione. E poi secondo me occorre, come è stato detto, una visione europea, se riesci a farci vedere quella cartina lì, io spengo un attimo la luce, giusto il cucino che è stato citato, che ho tradotto e che è a disposizione sul sito, quindi non riusciamo a stamparlo perché ci mancano i soldi. Guardate solo sul sito di Torino? Sul sito di Attacchitalia, dove volete, e anche il forum dovrebbe averlo messo. Richiamo la vostra attenzione su due elementi. Le ripubblicizzazioni in Europa, guardate i paesi dove sono più numerose, in Francia, in Germania. C'hanno le banche pubbliche. E in Francia per esempio hanno l'energia pubblica. Però, attenzione, in Francia hanno le due multinazionali dell'acqua più grosse, eppure guardate quante ripubblicizzazioni sono state fatte a partire da Parigi. Infatti si sfogano con noi. Guardate, l'acqua in Francia 106 in questi ultimi 10 anni. Ma volevo tirarvi l'attenzione sulla Germania, perché la Germania veramente, quando dico il ruolo dei comuni, qui abbiamo la riprova che si può andare nella direzione opposta a quella in cui stiamo andando noi. In Germania hanno ripubblicizzato le fonti, le aziende energetiche in 284, non solo comuni, ma associazioni, unioni di comuni, in moltissima parte della Germania, parliamo di Amburgo, per dire Berlino, grandi città, nel libro sono poi tutte citate. Qui è un fatto veramente interessante che dimostra da un lato che siamo noi in Italia il più indietro rispetto alla ripresa del pubblico nei servizi pubblici locali, perché abbiamo pochissimi casi. In Europa si va avanti a grandi passi. Quello dell'energia che è strategico,
la Germania ha fatto la scelta di chiudere il nucleare, noi l'abbiamo fatta un sacco di tempo fa, però l'energia in mano è privata praticamente da noi. E invece la Germania, oltre che fare la scelta di finire l'acqua il nucleare e rinunciare alla costruzione di due, le ultime due centrali nucleari, sono miliardi di dollari, di euro che sono in gioco, ha scelto la politica della transizione energetica, come la chiamano loro, e cioè verso le energie rinnovabili. In questo campo solare, eolico, alternativo, tutto quello, anche idrico, i comuni hanno tutto da dire, perché lo porti a una dimensione molto molto ridotta, il solare, no? Lo porti vicino a casa tua, sul tetto di casa tua, l'eolico, più o meno. Ecco dove i comuni hanno ripreso in mano una vecchia tradizione tedesca, ma che era anche nostra, le nostre municipalizzate, no? Le hanno riprese la Stadtwerk dei tedeschi e la nostra municipalizzata. I comuni hanno ripreso in mano le loro vecchie oppure hanno costituito nuove aziende. Siamo a 284 realtà, ma grosse. Se vedete sul libro, in cui veramente le risorse naturali ritornano in mano a quello che è un fenomeno che dovrebbe interessare anche noi, del nuovo municipalismo, che è antagonista a quello della Lega, non è il campanilismo, è veramente, adesso semplifico per farmi capire, ma tornare a chilometri zero per quanto possibile. Dite poco. L'altra cosa sono dei modelli di gestione che non sono quelli che a noi piacerebbero, tutto pubblico partecipativo, però le realtà sociali di quei paesi e politiche sono anche più avanzate dei nostri. C'è il modello nordico, per esempio, dove ci sono tre elementi che concorrono a questo processo di rimunicipalizzazione. Sono i sindacati, sono i comuni, le amministrazioni locali, sono i funzionari pubblici, l'apparato, cioè i politici e i tecnici. Sono accordi cosiddetti tripartiti, si chiama proprio così, che riportano in mano pubblica con finalità pubbliche, senza scopo di lucro, i servizi pubblici locali, che sono tantissimi e sono elencati nel libro quando lo sfoglierete. A me sembra che questi aspetti ci diano anche gli elementi per superare quella visione provincialistica dei nostri politici, per cui tutto qui, tutto a casa, tutto così. Guarda un po' l'Europa, se dobbiamo guardare l'Europa segue un'altra strada, ha dimostrato che si può andare in un'altra direzione. Scusate, l'ho tenuta lunga, non volevo farla così lunga, ma mi sembrava necessario che noi riportassimo, appunto, come diceva Renato prima, una visione più generale in cui le nostre esperienze vengano a portare testimonianze, le prove che si può andare in quella direzione. E quindi è necessario che le sappiamo almeno e le mettiamo e le facciamo fruttare. Ecco, se riusciamo a imbastire una trama, riusciamo anche a superare i problemi organizzativi. Adesso poi Paola ci parlerà di questi problemi drammatici che abbiamo, che dobbiamo saperlo, che non possiamo pensare di continuare a lungo con una sola persona, senza una sede a livello nazionale, senza gli strumenti necessari. Bisogna che ci siano forme di volontariato, almeno per ora, finché non avremo le risorse per qualcosa di meglio, che suppliscano a delle carenze che sono oggettive, che non sono imputabili a nessuno, ma non possiamo neanche chiedere a quella sola persona di fare il Dio onnipotente, quando noi potremmo invece a livello locale fare parecchio di più di quello che facciamo solo se ci coordiniamo meglio.